Da un punto di vista chimico sono dei metalli di transizione, diciamo. Diciamo hanno anche una struttura elettronica, cioè gli elettroni come sono disposti intorno al nucleo, in maniera, diciamo, particolare. I chimici mi perdoneranno se dico così. In modo che questi materiali hanno tante caratteristiche, sono facilmente utilizzabili, eccetera, eccetera, ma soprattutto hanno una struttura magnetica molto stabile ad alte temperature nel tempo e quindi da questo punto di vista sono materiali importanti, anzi addirittura indispensabili per una serie di alte tecnologie. E quindi c'è una corsa a queste terre rare per applicarle alle alte tecnologie, dai computer ai sistemi d'arma militari e cose di questo genere. Qual è il problema? Intanto che queste terre rare sono molto diffuse sulla Terra, non sono affatto rare, però sono più concentrate in alcuni posti e meno in altri. Per esempio, in questo momento l'80% della produzione di terre rare avviene in Cina, la quale Cina ne esporta il 70% di quello che utilizza e tuttavia adesso ha fatto intendere che non andrà in futuro così. La Cina tenderà a trattenere la gran parte delle terre rare che produce, questo può mandare dei segnali negativi a tutta una serie di industrie sparse per il mondo, comprese quelle degli Stati Uniti. Probabilmente si troverà, diciamo, un sistema per ovviare a questo vero o presunto ricatto, o stabilendo dei negoziati positivi con la Cina, oppure semplicemente estraendo, magari a maggior costo, le terre rare con altri sistemi e in altri luoghi. C'è la possibilità di farlo, esistono anche le tecnologie per farlo, è questione di soldi, tutto diventerà un po' più costoso. Però le terre rare sono anche un po' l'emblema della competizione scientifica e tecnologica che ormai c'è tra la Cina, gli Stati Uniti e l'Europa. Un po' meno l'Europa perché siamo in grado di competere sempre di meno, purtroppo, mentre è molto forte tra Stati Uniti e Cina in questo momento.